Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio parlarvi delle letture che ho fatto a febbraio. Sono tante, quindi cercherò di andare il più veloce possibile. Giù nell'info box troverete i vari link dei miei social, Instagram, il sito web, eccetera, dove potete andarvi a leggere con calma le recensioni. Inoltre, sempre giù nell'info box troverete i link di tutti i video, di tutti i libri che vi mostro in questo video. Sono link affiliati ad Amazon, questo per voi in caso di acquisto tramite uno di questi link non comporterà nessun sovrapprezzo, semplicemente io riceverò una piccola percentuale che andrà a sostenere il mio canale. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale se questo video vi piace, vi è piaciuto, di lasciare un like e un commento. Allora, parto con un libro che mi è stato omaggiato dall'autore e si tratta di L'Aquila oltre il fiume di Davide Bernardin. Questo sarebbe il sequel di Quella casa in fondo alla pianura. È un romanzo storico autoconclusivo, come è anche autoconclusivo Quella casa in fondo alla pianura, però fanno parte, diciamo, di una trilogia. Vi consiglio di leggere i libri in ordine perché in questo modo potete riuscire a capire appieno tutto, tutte le vicende, i vari personaggi, eccetera. Perché in questo libro, appunto, continuiamo a seguire la famiglia Freeman e gli amici italiani di questa famiglia, i Sammarchi. Quindi seguiamo le loro vicende in America, ci spostiamo in Italia per seguire i Sammarchi e anche a Londra per seguire un altro amico di questa famiglia. La storia ha un arco temporale che va dal 1920 al 1940. La scrittura di quest'autore a me piace molto perché, nonostante scriva dei libri belli cicciottelli, belli corposi, riesce comunque a tenermi incollata alle pagine. Il libro scorre velocissimo, non si sente che sono tante pagine, proprio perché la storia è interessante, la storia riesce a catturare, perché si crea una forte empatia verso questi personaggi, tutti, non solo i protagonisti. L'autore riesce a descrivere, a scrivere delle persone molto 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 reali, e quindi dà proprio l'impressione di leggere di un amico, di qualcuno che si conosce o che si sta conoscendo. Ci si immedesima molto in queste persone, anche se le storie sono completamente diverse dalle nostre. Noi non viviamo durante il fascismo, fortunatamente, non abbiamo avuto a che fare con le leggi razziali in America, quindi nonostante sia una realtà molto lontana dalla nostra, però si riesce comunque a empatizzare verso questi personaggi, che ovviamente dovranno affrontare molte vicissitudini. E come focus di questo libro, come era anche per l'altro libro, troviamo appunto la disuguaglianza, il razzismo, eccetera, eccetera. Comunque questi sono, diciamo, gli argomenti dei suoi libri, di queste due storie. Niente, ve lo consiglio, è veramente un libro molto bello, scritto bene, una bella storia, i personaggi sono il punto forte del libro. Altro libro che ho letto nel mese di febbraio è I Mago Mortis di Samuel Marolla. Qua invece siamo a Milano nel 2013 e seguiamo questo investigatore molto particolare, perché è tipo un investigatore dell'occulto, un investigatore che riesce tramite le ceneri dei morti, sniffandole, riesce appunto a entrare in contatto con questi morti, scoprire alcuni avvenimenti che li riguardano, alcuni ricordi, eccetera, eccetera. Questo investigatore, Gitz, viene ingaggiato da una donna anziana che è un'ex prostituta e che vuole cercare l'omicida della sua amica e collega di tanti anni prima. Allora, mi sono piaciute le atmosfere molto cupe di questo libro, di questa Milano piena di malavita. Quindi le atmosfere mi sono piaciute molto. Il libro è molto piccolo, si legge alla svelta. Tra l'altro, per chi fosse interessato, c'è anche l'audiolibro su Audible. La trama è molto interessante, molto particolare, non avevo mai sentito un libro con questa trama. L'unica cosa che a me non mi ha convinto è stato il protagonista, perché l'ho trovato a tratti irritante.
deve sempre fare una morale, non lo so, il protagonista mi è stato proprio antipatico. Detto questo, il libro non è male, ve lo consiglio. È un libro particolare, ecco, mettiamola così, dalle sfumature noir, horror, carino, carino, ma mi aspettavo forse qualcosa di più. Altro libro letto è stato l'ultimo libro della saga di Amélie Bishop di A.S. Belmont ed è Amélie Bishop e i segreti del triangolo della magia. Sapete già che a me questa saga è piaciuta moltissimo. Se amate i libri alla Harry Potter, amate le accademie di magia, amate questi mondi magici completamente inventati da zero, ma curati nei minimi dettagli, questo libro fa per voi. È un libro young adult che si legge con una facilità incredibile e l'autore veramente riesce a creare un mondo spettacolare, magnifico, un mondo dove il lettore è in grado di immergersi completamente, veramente molto molto bravo, super originale. Inoltre, la storia a me è piaciuta moltissimo, non vi sto a raccontare perché si tratta dell'ultimo libro, vi dico però che è stata una bellissima conclusione della saga, mi è piaciuto molto e un po' mi è dispiaciuto aver finito questa saga. Credo che più avanti, non adesso, però piano piano li comprerò in cartaceo perché penso che poi vorrei rileggerlo tutti di fila, quindi credo che poi farò questo acquisto. Comunque, è una saga young adult che però è adatta a tutti, si legge velocissimamente, intrattiene bene, è divertente, i personaggi sono ben costruiti, i rapporti tra i personaggi sono ben costruiti, mi sono piaciuti molto, mi è piaciuta Amélie, che ha una crescita durante i vari libri. Mi sono piaciuti i suoi amici che sono sempre pronti ad aiutarla. Insomma, una saga che a me è piaciuta tantissimo e che vi straconsiglio. Un libro letto che io avevo da tantissimo tempo in libreria e che avevo acquistato usato su Vinted è Oltre il Bosco di Melissa Albert, edito Rizzoli. Questo libro qui è un autoconclusivo, ma è uscito anche il sequel. Sono due libri autoconclusivi, ma se si vogliono leggere vanno letti in ordine. Allora, in questo libro, che è appunto, ripeto, un fantasy young adult, la nostra protagonista è Alice. Alice che vive con la madre, che da sempre è costretta a spostarsi da un posto a un altro con la madre, ha una nonna, ma questa nonna è avvolta in un alone di mistero. Non sono mai andati a trovarla nella villa a Hazelwood, però lei sente un forte richiamo verso questa nonna, verso la villa, verso la storia che la riguarda. La nonna, inoltre, è una donna che ha scritto una raccolta di fiabe. Queste fiabe che però Alice non è mai riuscita a leggere. Non si trovano più i libri appunto di fiabe che ha scritto la nonna. A un certo punto la madre viene rapita e Alice va a cercarla, indovinate dove? A Hazelwood. Comunque è un libro questo molto, molto particolare. Io ho letto varie recensioni positive e negative. È un libro che ha una struttura e anche delle vibrazioni da classica fiaba dei fratelli Grimm, per intenderci, quindi ha delle tinte molto cupe che mi sono piaciute moltissimo e anche la struttura è la struttura della fiaba, soprattutto nella seconda metà, dove appunto abbiamo una ripetizione di alcune cose e devo dire che quella parte mi è piaciuta un pochino meno. La prima parte, devo dire, mi è piaciuta di più perché c'era tutto un mistero da scoprire riguardo appunto la nonna, il libro di fiabe, eccetera. È un libro che mi è piaciuto. L'unica cosa è che si dilunga troppo l'autrice. Ci sono alcune parti che non sono proprio significative ai fini della trama. Potrebbero non esserci, sono proprio delle parti inutili che non ci danno niente di più, niente di importante e che potrebbero risultare un po' noiose, quindi andrebbe un po' sfoltita questa storia. Detto questo, però, a me,
comunque è piaciuta. Nel secondo libro invece abbiamo un proseguimento che non vi sto a dire perché altrimenti sarebbe spoiler sull'altro libro. Mi è piaciuto, non lo so, forse un pochino meno. Qua ha ambientato tutto nel nostro mondo e non nel mondo delle fiabe. Anche qua è una corsa contro il tempo perché Alice deve riuscire a salvare il nostro mondo e a salvare i personaggi delle fiabe della nonna. Anche qua ho trovato delle parti che forse non sarebbero state necessarie. Mi è piaciuto però comunque leggerlo e continuare la storia. Mi è piaciuto trovare i vecchi personaggi, alcuni mi ero affezionata molto ad alcuni di loro e conosciamo anche dei personaggi nuovi. Rimane questa sfumatura molto dark, molto cupa e niente, carino, sono contenta comunque di averli letti, anche se ho letto cose molto migliori. Ho letto poi un fantasy romance di Giorgia Saulini, Vulnere Amoris. Questo è stata, mi è stato omaggiato questa copia dall'autrice, che ringrazio moltissimo. Una copia che è super curata nei dettagli. Abbiamo proprio un interno curatissimo, ve lo voglio mostrare prima di partire, diciamo, con la recensione vera e propria. Vi volevo trovare anche un'illustrazione, perché ci sono anche delle belle illustrazioni in questo libro, ecco. È un libro di 350 pagine più o meno, che scorre alla velocità della luce. Questo è il secondo volume della trilogia Fabule Amoris. È un autoconclusivo, come è autoconclusivo il primo volume, che invece è Vestigia Amoris. In Vestigia Amoris noi troviamo seguiamo le vicende di Lucifero e Clary, mi sembra, Clary. Mentre in questo secondo volume noi seguiamo le vicende del figlio di Lucifero e Clary e di Cordelia. Vi leggo che c'è scritto dietro al libro. Fuggi. Questa è la parola che grida a gran voce nella mia testa. È una strada semplice, facile da percorrere, ma non posso. Il sangue versato mi macchia l'anima e le mani. Non lo voglio fare. Ed a quel punto che mi volto per guardare in faccia i miei demoni. A me questa storia è piaciuta moltissimo. Mi è piaciuto di più del primo libro. La scrittura dell'autrice si è evoluta, è migliorata, ma rimane, come nel primo libro, molto scorrevole. Una scrittura coinvolgente. Mi sono piaciuti i personaggi, ben caratterizzati, con un bel passato alle spalle. La storia d'amore a me è piaciuta moltissimo. I vari intrecci che ci sono mi sono piaciuti. Ci sono dei colpi di scena e soprattutto sul finale lascia veramente molto in tensione il lettore. Quindi è una storia coinvolgente, che attrae, che assolutamente non annoia. Abbiamo dei POV alternati, questa cosa, lo sapete, a me piace molto perché si riesce a scavare nel profondo dei vari personaggi, quindi è un tipo di scrittura che a me piace molto, è una narrazione immersiva e coinvolgente, assolutamente vi consiglio anche questo secondo volume, ma vi consiglio però di leggerli in ordine se volete appunto leggere tutta la trilogia, perché non vi perdete assolutamente niente e riuscite a capire meglio anche i personaggi. Comunque, un libro assolutamente bellissimo. Qualche video fa, appunto, avevo registrato un video TBR, quindi libri che avrei voluto leggere nel corso del 2024, pescando a estrazione alcuni titoli. E io ho pescato da leggere, appunto, durante quest'anno un libro al mese, quindi 12 libri avevo estratto, e io ho letto Il segreto della curatrice di Laura Usai. Vi lascio comunque il link di quel video tra le schede. Questo è il primo della trilogia Il segreto della curatrice, si tratta di un fantasy low magic, quindi un fantasy dove però la magia non è così preponderante come si può pensare ad esempio un Signore degli Anelli, un Harry Potter, anche un Vestigia Amoris. Ecco, no, qui abbiamo
un mondo praticamente normale dove l'elemento magico è appunto il potere di questa curatrice che è in grado, appunto, come dice la parola, di curare le persone. Gwen, la nostra protagonista, ha questo peso che porta con sé che è quello di curare le persone, ma curando le persone gli viene sottratto qualche anno della sua vita. Lei è costretta appunto a spostarsi, a cambiare nome, a cambiare luogo, è un fardello appunto che si porta dietro. Quando un giorno tutto cambia perché lei attira l'attenzione del dottor Peter Collins, che affascinato dal dono che le ha, gli propone un affare che lei non potrà rifiutare. Mi è piaciuto molto questo primo volume. È una scrittura molto curata, molto semplice, scorrevole, un libro che io ho letto in un pomeriggio. La storia è affascinante, anche qua, avvolta da questo alone di mistero, di cose da scoprire e quindi ti tiene incollato alle pagine. È un romanzo che ha molti tratti vittoriani, quindi se vi piacciono quel genere di libri, questo può far per voi. E appunto abbiamo un fantasy mystery, molto molto interessante, molto carino. A me questo primo libro è piaciuto e siccome mi è piaciuto e avevo dietro anche già in libreria anche il secondo e il terzo, ho letto anche il secondo, che è La donna senza nome. Qua abbiamo dei POV alternati perché appunto seguiamo la storia il punto di vista di Gwen e del dottor Collins. Ma seguiamo anche la storia di Judith che va a lavorare in una villa dove deve curare, dove deve star dietro a una ragazza che ha perso assolutamente la memoria, non si ricorda chi è. Queste due storyline sono due storie che percorrono due binari completamente separati, ma che alla fine si vanno ad unire. Devo essere sincera, la storyline di Judith mi ha catturato un po' di più perché l'ho trovata più avvolta nel mistero, quindi più interessante. Però quella di Gwen e del dottor Collins invece è molto più ricca di azione. Comunque è un libro anche qua che mi è piaciuto molto, con dei colpi di scena, alcuni un po' più prevedibili di altri, ma comunque mi ha intrattenuta molto molto bene e sono assolutamente curiosa di sapere come va a finire questa storia. Ho il terzo appunto che devo iniziare a leggere. Nel frattempo però questi due libri ve li consiglio. Poi sono riuscita finalmente dopo 100.000 anni a leggere Sedi Corvi, credo, boh, mancavo solo io, avevo letto la prima trilogia Grishaverse e mi era piaciuta tantissimo e ho letto anche questo. Devo dire che mi è piaciuto molto anche lui, però vado controcorrente perché credo di essere l'unica a pensarlo così, a me è piaciuta più la prima trilogia, mi è piaciuta di più proprio la storia. Mi rendo conto che questa storia è curata meglio, è più articolata, ma mi è piaciuta di più l'altra storia. In ogni caso è scritta benissimo, la Bardugo secondo me è una bravissima scrittrice, indipendentemente dalla storia che magari può piacere o no, il suo punto forte sicuramente sono i personaggi. Lei riesce a caratterizzare benissimo i personaggi, a renderli in 3D, molto sfaccettati, a scavare tantissimo nella loro storia, nella loro psicologia, è assolutamente un punto forte di tutti i suoi libri. Io per ora ho letto la trilogia del Grishaverse, questo e i due libri della Nona Casa e devo dire non sono mai rimasta delusa. I personaggi sono sempre fantastici. E niente, non mi soffermo su questo perché credo appunto l'abbiano letto tutti. Comunque, è un bel libro, anche il secondo riuscirò, spero, a leggerlo presto. Altra collaborazione: Sirion il Cavaliere, questo qua di Maria Erika Martino, edito World Edizioni, mi è stato omaggiato dall'autrice che ringrazio tantissimo, anche questo è un libro molto molto curato, vi faccio vedere, abbiamo delle mappe, abbiamo inizio capitoli in questa maniera, quindi un volume molto curato, è il primo della trilogia di Sirion, una trilogia portal fantasy, young adult, che a me è piaciuta molto.
vi vado a leggere il dietro del libro. La magia è più complessa di quanto si possa immaginare. Eric è costretto a impararlo a proprie spese quando, grazie all'incontro casuale con Kate, scopre l'esistenza di un mondo nascosto, il regno di Sirion, nel quale viene catapultato grazie a un portale. Il suo obiettivo è riportare a casa, a Londra, gli amici Mike e Will, ma per farlo si troverà a fronteggiare Zaira, la maga che ha assoggettato il regno e lo conserva in uno stato di sospensione da 7 anni. Tuttavia, Kate e Zaira sembrano legate da un passato di astio e tradimenti. Riusciranno i ragazzi insieme con la resistenza ad avere la meglio? Questo libro mi è piaciuto moltissimo. Uno dei punti forti per quanto mi riguarda è stato il world building, curatissimo, un mondo straordinario, e l'autrice riesce a immergere il lettore completamente. Le descrizioni sono meravigliose, non sono troppe, non sono eccessive, e il mondo è fantastico. Inoltre è pieno di creature magiche più o meno conosciute, stupende. Quindi il world building curatissimo è un super punto di forza, e anche personaggi che a me sono piaciuti tantissimo, e anche i personaggi secondari che hanno un ruolo nella storia, non sono dei personaggi buttati lì a caso, è tutto molto curato. Anche gli intrecci creati tra i personaggi sono costruiti molto bene, troviamo tradimenti, amore, amicizia, troviamo di tutto, e riesce l'autrice a intrattenere molto bene il lettore, a coinvolgerlo nella storia. Infatti io questo libro l'ho letto in pochissimi giorni, è un libro che appunto mi ha catturata, e devo dire che mi ha anche invogliata a continuare a leggere di questa trilogia, anche se il libro per quanto mi riguarda potrebbe anche sembrare un autoconclusivo, e quindi una persona potrebbe anche fermarsi così al primo libro. Io però ormai sono interessata alla storia, quindi voglio assolutamente continuare a leggere. Faccio complimenti all'autrice perché è veramente un bel libro, scritto bene e intrattiene molto bene. Altro libro letto è Mary Poppins. Mary Poppins, io ho questa edizione molto carina della Biblioteca dei Ragazzi con delle illustrazioni all'interno, però devo dire che a me questo libro non è piaciuto, mi dispiace. Io leggo spesso libri per ragazzi, chi mi segue lo sa, per bambini non mi faccio problemi, però questo libro avevo alte aspettative, perché io ho amato e amo il film della Disney di Mary Poppins, che è un film ricco di magia con dei personaggi fantastici, un film divertente, mentre qua mi sono trovata di fronte a un libro dove mi è proprio mancata questa parte di magia che avvolgeva la storia. L'ho trovato privo di magia, i personaggi sono odiosi dal primo all'ultimo, soprattutto Mary Poppins, quindi no. Non lo so, forse è invecchiato male, però o forse avevo troppe aspettative riguardo al libro. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, è il primo di una saga. Io mi fermo qua e niente, tra l'altro questa è in vendita su Vinted perché non mi ha fatto impazzire. Ho letto poi inoltre Acido Solforico di Amélie Nothomb, edito Voland, il primo libro che leggo di questa autrice. Questo libro, che è considerato più o meno in qualche modo anche un distopico, di che cosa parla? C'è un reality show che si chiama Concentramento, basato appunto su regole che ricordano i campi di concentramento naziste, e per le strade di Parigi vengono presi, catturati con la forza delle persone per farle appunto partecipare obbligatoriamente a questo reality, dove appunto queste persone saranno destinate alla morte, e dove ci sono dei capò che sono invece delle persone prese e stipendiate, dove appunto dovranno fare i capò. Questo è. La vita di questi deportati si svolge sotto l'occhio delle telecamere in un reality show proprio come alla Grande Fratello, dove abbiamo degli spettatori che da casa seguono tutte le vicende, che a un certo punto saranno chiamate al televoto e quindi dovranno decidere chi dovrà morire. È un libro particolare, mettiamola così, a me è piaciuto, è un libro tanto crudo, è un libro crudele, è un libro feroce. È un libro che
ti fa capire di quanta bassezza possa essere capace l'essere umano. Nel libro più volte la nostra protagonista si chiede chi è il vero mostro, se il governo che permette una cosa del genere, se gli ideatori del reality show oppure gli spettatori. Io mi trovo abbastanza d'accordo con la protagonista, la maggior colpa ce l'hanno gli spettatori. Se un reality show, un programma non viene guardato, non viene poi neanche più trasmesso. E ho notato, ora qua l'autrice porta all'esasperazione alcune cose, però c'è una spettacolarizzazione del dolore che c'è anche nella nostra realtà. Quante volte viene sfruttata la morte di una ragazza, di una persona X, per tirar su programmi, guardate i programmi di Barbara D'Urso, eccetera. C'è proprio una spettacolarizzazione del dolore anche nei nostri programmi TV. E è una cosa che io odio, quindi dovremmo smetterla tutti. Io già non li guardo, però smettetela di guardare quei cavolo di programmi. Detto questo, comunque, la scrittura è molto scorrevole, è molto, molto cruda, molto diretta. Il libro è cortissimo, si legge in poche ore, sono tipo 140 pagine. Ho letto anche un altro libro dell'autrice, però devo essere sincera, non mi ha fatto impazzire, però ne parleremo nel prossimo mese. Un libro che invece a me è piaciuto molto è stata una collaborazione, si tratta di La cacciatrice di mostri, il primo volume di una saga composta da 5 libri, per adesso è uscito solo il primo, scritto da Giampiero Renda. Si tratta di un epic fantasy con delle sfumature dark. La nostra protagonista è Zara, è la figlia di un antico e di una maga. Ha sempre vissuto nella fortezza del padre, non è mai uscita da lì. Un giorno però suo padre scompare. Arrivano dei soldati, cercano di rapirla, ma riesce questa ragazza a fuggire in un modo molto particolare, facendo perdere appunto le sue tracce. Lei non è un antico, non è una maga, ma ha comunque un potere dentro di sé. Continua, lei nel frattempo cresce, continua la sua avventura, lei deve andare a cercare di salvare suo padre, che a quanto pare è stato rapito da un re, e durante il tragitto caccia mostri, incontra persone, alcuni fanno il viaggio con lei, eccetera, eccetera, eccetera. Un libro che a me è piaciuto tantissimo, non mi aspettavo mi sarebbe piaciuto così tanto. Ha un inizio di saga molto interessante, un libro ben scritto, curato, appunto catturato molto la storia. Sono curiosa di sapere come andrà avanti. Mi sono piaciute tanto le sfumature dark che lo scrittore dà a questa storia. È un libro molto ricco di personaggi, ce ne sono tanti, ma sono tutti ben caratterizzati, quindi è impossibile confonderli, e sono tutti curati, anche personaggi secondari. Piaciuti tantissimo gli amici di Lara. Prima ho detto Zara, la protagonista è Lara. Mi sono piaciuti tantissimo gli amici di Lara, che appunto l'accompagnano in questo viaggio. Abbiamo Bea, abbiamo Leila e abbiamo Istrid, sono i miei personaggi preferiti. Mi sono piaciute anche le donne presenti nella storia, perché sono delle donne forti e determinate. A me piacciono sempre quando ci sono delle personaggi femminili di carattere, e queste lo sono. Quindi è un primo libro che a me è piaciuto tanto, ve lo consiglio. Tra l'altro adesso ha una nuova veste. E niente, spero di leggere presto il seguito. Ultimo libro di cui voglio parlarvi in questo video velocissimamente è Sirene di Laura Pugno. È un distopico. Un distopico che io ho ascoltato, era nella mia lista da molto tempo. Era una storia che poteva interessarmi particolarmente, il genere distopico a me piace, è una storia molto cruda, molto violenta, molto disturbante, io questo lo sapevo perché avevo visto già varie recensioni. Nonostante questo a me non è piaciuto granché, avevo alte aspettative ma sono state deluse. Il nostro protagonista è Samuel, un sorvegliante di una vasca dove appunto vengono allevate le sirene.
che sono destinate alla riproduzione. Queste sirene vengono sfruttate dall'uomo in tutti i sensi, per la carne, per il latte, vengono proprio utilizzate anche come schiave del sesso. Tutto questo perché il sole causa il cancro nero, le persone muoiono a causa di questo cancro nero e sono costrette a vivere in città sotto il mare. Queste sirene non si ammalano e vengono sfruttate in tutti i modi possibili. Samuel in tutto questo ha un rapporto sessuale con una di queste sirene dentro questa vasca, dal loro rapporto nasce un ibrido, mezza sirena, mezza uomo, e la chiamerà Mia. Ovviamente tutto questo di nascosto perché sarebbe il primo caso di appunto un essere nato da una sirena, da un uomo. Non è legale questa cosa, quindi tutto di nascosto, bla bla bla. Allora, scrittura molto scorrevole. Il libro l'ho letto un po', l'ho ascoltato un pochissime ore. La storia di per sé sarebbe anche interessante, è molto violenta ed è molto cruda, però ho trovato che una narrazione asentimentale, quindi nonostante ci fossero delle scene molto brutte, io non mi sono sentita coinvolta, non mi hanno smosso più di tanto, proprio per questa narrazione molto distaccata. Abbiamo un world building praticamente quasi inesistente, ma va bene perché per il tipo di storia ci può stare, quindi per me questo non è un punto a sfavore, però una caratterizzazione dei personaggi molto scarsa e appunto proprio una cosa asentimentale. Inoltre il nostro protagonista che cerca poi in tutti i modi di salvare Mia. Sembra smosso da nobili intenzioni, te sei lì che speri, 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 però, cioè, nel senso, poi fa una cosa che io non vi dico perché sarebbe spoiler, e te dici: ma allora mi dici cosa cavolo hai fatto tutto il. Cioè, io cosa sto leggendo? Buttiamo tutto in caciara così. Boh, non lo so, è un libro che non mi ha convinto più di tanto. Mi aspettavo tanto da questo libro, ero convinta che mi sarebbe piaciuto tantissimo. Non è stato così, mi dispiace, sono contenta di averlo ascoltato e di non aver quindi speso dei soldi per acquistarlo. Detto ciò, questo è stato anche l'ultimo libro letto del mese di febbraio. Fatemi sapere che cosa avete letto voi, se avete letto qualcuno di questi titoli, se avete dei titoli da consigliarmi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!